Manca ormai poco all'uscita di The Batman, il film targato DC diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson. Non sono molti però a sapere che in origine il cinecomic sull'uomo pipistrello vedeva protagonista Ben Affleck e doveva collegarsi alle vicende narrate nella saga videoludica di Arkham sviluppata da Rocksteady e Warner Bros. Montreal. Prima di approfondire in retroscena sul legame tra i due progetti, vi invitiamo come al solito a iscrivervi al canale per supportare il nostro lavoro e a cliccare sulla campanella per rimanere a portata della produzione video di EveryEye.it. The Batman, che inizialmente doveva essere scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck, nei piani originali avrebbe tratto ispirazione dalla famosa e acclamata saga di videogiochi Arkham. Dopo aver firmato per interpretare Bruce Wayne in Batman v Superman, l'attore si fece avanti anche per recitare e dirigere il film standalone sul crociato di Gotham City. Inoltre, la sceneggiatura, scritta da lui stesso, avrebbe anche visto la collaborazione di Zack Snyder, che in quegli anni era la mente creativa dietro il DC Extended Universe. Tuttavia, come saprete, le cose in casa Warner Bros. Sono andate diversamente. Affleck ha abbandonato il progetto e si è persino allontanato dal personaggio del Cavaliere Oscuro, salvo tornare ad interpretarlo per produrre alcune scene aggiuntive di Justice League Snyder Cut e per prendere parte allo standalone su Flash. Tornando al film che non ha mai visto la luce e che si è poi trasformato nell'imminente progetto con Robert Pattinson, la storia scritta da Affleck avrebbe adattato in particolare il racconto di Batman Arkham Origins, il capitolo prequel incentrato sui primi anni di attività dell'uomo pipistrello nella Gotham creata da Warner Bros. Games. L'antagonista principale sarebbe stato dunque Deathstroke, e ad interpretarlo ci sarebbe stato Joe Manganiello, che ha già vestito i panni del letale mercenario in una scena post-credit di Justice League del 2017. Stando al poco materiale concesso da Warner Bros., incluso il finale del film del 2017, il look del Deathstroke di Manganiello sarebbe stato peraltro molto simile a quello della sua controparte videoludica. L'obiettivo di Slade Wilson sarebbe stato rovinare la vita dell'eroe, distruggendo la sua reputazione e uccidendo le persone a lui vicine dopo averne appreso l'identità segreta grazie a Lex Luthor, come si vede sempre in Justice League. L'aspetto più interessante è che Deathstroke, che ricordiamo essere anche il villain del videogioco di Warner Bros. Montreal, doveva essere protagonista persino di un'iconica scena di combattimento che avrebbe visto Batman affrontarlo utilizzando il combattimento Free Flow ideato da Rocksteady. Uno stile, d'altronde, che Zack Snyder aveva già recuperato nella famosa battaglia nel magazzino in Batman v Superman. Inoltre, sempre ispirandosi ai videogame, la sceneggiatura del film di Ben Affleck prevedeva anche che il protagonista visitasse il celebre manicomio di Arkham Asylum. Qui, secondo quanto rivelato dal direttore della fotografia Robert Richardson, il cinecomic avrebbe esplorato il lato oscuro di Batman, con un approfondimento sulla tormentata psicologia dell'eroe di Gotham. In seguito, persino Matt Reeves ha confessato di aver letto il copione di Affleck. Sarà interessante, dunque, scoprire se anche The Batman in uscita a marzo si sarà lasciato influenzare dall'epopea videoludica dell'uomo pipistrello. Ora la parola aspetta a voi. Avreste preferito un film ispirato ai videogiochi Arkham o preferite la deriva più noir e investigativa che Matt Reeves ha scelto per il film con Pattinson? Accendete i vostri bat segnali per comunicarcelo nell'area dedicata ai commenti.